Ce l'avevamo fatta, Doc. Ma devo distruggere tutto. Usando un po' di inventiva. Che implori? Beh, scordatelo! Il mondo saprà la verità prima di raschiarti via dall'asfalto. Oh! Ah! Confessa quello che hai fatto! Io non ho... Ah! Per tutto questo tempo hai prosperato sulle menzogne! Bugiardo! Ah! Tu hai rubato la mia azienda! Le mie idee! Ora, la verità. La verità. Va bene. La verità è che tu hai concluso qualcosa solo sotto la mia guida. La verità è che non hai mai accettato di essere inferiore a me! Sei un fallito, Otto! E lo sarai per sempre! No! Dammi l'antidoto! Otto, hai sempre aiutato gli altri. Ti prego! Stai ostacolando l'uomo sbagliato. Ma fa come credi. Non resta molto! Ti prego! Consegnerò l'antidoto quando Osborn avrà pagato per i suoi crimini! Consegnamelo e basta! Oramai Osborn è rovinato! No! Lui cade sempre in piedi! Deve perdere tutto! Costume! Basta giocare! Muoviamoci! Ah!
serve che muore! Ci serve l'antidoto, subito! Salverò la città, ma solo dopo aver distrutto Asbor! Lasciami salvare la città! Poi potrai fare come vuoi! So perfettamente cosa voglio! Ora togliti di mezzo, prima che ti faccia del male! Quanto ti ha pagato, Osbor, per proteggerlo? Non sto proteggendo lui! Io voglio salvare la città! Dammi quell'antidoto e ti giuro che Osbor sarà incriminato! Ugendo! Proprio come Osbor! Sono delle menzogne! Sei una vera delusione, Parker. Lo sapevi? Ti avevo avvisato, Peter, ma non mi hai dato ascolto! Lo sapevi? Non ti lascerò vincere! È troppo importante per me! Non quanto lo è. Per me! No! Sono ferito! Otto! Fermo! Se vuoi cambiare il mondo, devi essere in grado di sostenere il peso delle scelte più gravose. Sono
Assolutamente. D'accordo! No! 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 L'antidoto. Tradito, proprio come tutti gli altri. Tradito? Tradito? Io ti veneravo. Il tuo genio, la tua coscienza, la tua volontà di aiutare gli altri. Tu non ti arrendevi mai. Certo, perché gli uomini come noi hanno un dovere, una responsabilità. Usare il loro talento per aiutare gli altri. Anche chi non sa apprezzarli. Dobbiamo sempre fare il bene di chi è inferiore a noi, che gli altri capiscano oppure no. No, ti sbagli! Io volevo diventare come te. Ma tu hai rovinato tutto! Sì, certo. Hai ragione, Peter. Oh, adesso mi è chiaro. L'interfaccia neurale mi ha confuso. Posso ripararla? Forse possiamo farlo insieme. Se tu mi aiuterai. Sì che ti aiuterò. Manderò qualcuno a prenderti. No! Se finisco in cella, perderò le mie braccia. Sarò bloccato in questo inutile corpo. Ti prego. Non ero in me. Dicevi che non volevi abbandonarmi. Me lo hai promesso. Ricordi? E poi c'è il rischio che io svegli a qualcuno il tuo segreto. Fa ciò che ritieni giusto, Doc. Ci rimane solo questo. Peter. Anche quando fa male. Peter, dove vai? Peter! Peter! Si può fare, ma per produrre altre dosi serve tutto il campione. E quanto ci vorrà? Qualche ora, forse più. Se lo usiamo subito per qualcuno? Non potremo curare gli altri. Torno tra poco. Guarirà, signora. Ho qui l'antidoto. Togliti la maschera. Voglio guardare in faccia mio nipote. Sapevi? Sì, da molto tempo. Temevo ti preoccupassi. Infatti. Ma sono così fiera di te. Anche Ben lo sarebbe. Tutte le persone che hai salvato.
Non so cosa fare. Sì, che lo sai. Quindi? Ciao, Mary Jane Watson, nuova co-direttrice. Grande! Grazie. Ne ero sicuro. E tu? Trovato lavoro? No, ma... Arrivo subito, cara. Ok. Mm-hmm. In realtà pensavo di cambiare settore. Mm? Sì, potrei diventare uno chef. Scusami, è che... sei uno scienziato e in gamba. Il mio ultimo progetto è stata una piovra robotica che ha quasi distrutto la città, quindi... Già. Certo, sul pollo al curry non hai rivali. Vero. Migliorerò i fagottini. Campeggio? Oh, sai, casa nuova sarà pronta tra una settimana. Miles mi ospiterà per un paio di notti. Ah. Sai... Puoi sempre venire a stare da me. Ma solo se vuoi. No, cioè, sì, insomma, non è che io non voglia, in realtà voglio, ma solamente se vuoi anche tu. Non ho mai smesso di volerlo. Anch'io. Non sono un esperto, ma forse dipende da come le parli. Sono troppo nervoso. Questa dove la mettiamo? Qui va bene. Ok. Senti, Pete. Sì? Ecco, vorrei parlarti di una cosa che non posso dire a mia madre. Dimmi. Beh, sai... Mi succedono cose strane. Fisicamente. Oh. Oh. Certo, stai attraversando un'età in cui il corpo comincia a cambiare. E forse hai notato certe zone no, che... non quello.
Senti, forse è meglio che io... Ok, ti faccio vedere. Come? Va bene? No, no, non serve. Strano forte, eh? Neanche troppo. Eravamo a un passo. Ma non mi arrendo. Troverò una cura per te. Lo giuro. Figlio mio.